Ciao ragazzi, siamo pronti per la missione che ci vedrà incontrare i tre leader delle Grand Company. Siamo in compagnia di Minfilia, che ci dà la missione. Siamo all'aeroporto di Ulda. In teoria è proprio qui la riunione, proprio a Ulda, in questa città governata dalla Sultana, ma dove il capo della Grand Company è Rauban. Come da programma, i tre leader, ovvero Khan e Senna per Gridania, Merluib, Blue e Fishwin per Limsa Lominsa e ovviamente Rauban come punto di riferimento della Grand Company di Ulda, si trovano in questa stanza, oltre questa porta, custodita da Bartholomew, con cui parliamo e ci facciamo dare il permesso di entrare insieme ai nostri amici Sion per poter discutere della possibilità di incastrare l'impero con un attacco coordinato. Deve essere qualcosa di veramente, veramente efficace per poter sostenere la potenza imperiale, quindi ci vuole una grande capacità strategica. It has been 5 years since the calamity. Can we now conflict, I say. Ricordiamo che l'impero ha ai suoi comandi una potente reliquia, antica reliquia, ovvero Ultima Weapon, appena risvegliata e appena upgradata, diciamo, con i poteri dei vari Primal di Orzea. Quindi le nostre possibilità sono al lumicino, anche perché l'impero ha veramente tantissimi punti di riferimento per il proprio esercito, ovvero tantissimi castra. Sono un po' dappertutto, ne abbiamo visti già sia a Mordona che in altre zone di Orzea, quindi purtroppo tutto l'esercito è stanziato in varie zone e quindi se noi attaccassimo una di queste roccaforti l'esercito imperiale ovviamente si sposterebbe dalle altre e verrebbe a schiacciarci. Quindi forse l'unica possibilità è quella di colpire contemporaneamente tutti questi castra. Vedete che sono molto contenti i vari personaggi seduti a questo tavolo dell'arrivo, sia di Sid, che del Guerriero della Luce, che di Minfilia come rappresentante dei Sion. La vera risposta sta in una pace. But the Garleans only know war. We are not. Ricordiamoci che lei è la leader di questo gruppo e, se vogliamo, è il punto di riferimento per investitura da parte di Louis Oliveyeur, che però è nonno di Alphinod, quindi anche Alphinod ha la sua parte di importanza all'interno del gruppo. Your words stir and shame me in equal measure. How could I contemplate surrender? I know full well. Comunque, come vedete e come vi avevo già detto nella scorsa puntata, i leader delle Grand Company sono solidali tra di loro, non sono uniti perché ognuno è preso dai suoi pensieri, però sono sicuramente tutti dalla stessa parte. Non ci sono, come si è visto già anche in altri videogiochi o in altri film o in altre serie, comunque non c'è unione, anzi c'è magari, non dico disprezzo, ma diffidenza nei confronti dei personaggi provenienti, dei regnanti provenienti da altri continenti o da altre nazioni. In questo caso l'unica pecca di queste Grand Company è forse l'isolazionismo, ovvero non essere quasi in nessuna maniera uniti in una collaborazione magari commerciale con le altre città-stato, le altre regioni di Orzea. Reckless, the lot on account of being a pirate myself. No, let the gun. Questa può essere una nuova occasione, io dico di nuovo perché tutti questi personaggi hanno combattuto sulla piana di Cartenot 5 anni fa e hanno combattuto sotto la stessa bandiera.
contro un impero che in quel momento stava soccombendo, ma con l'arrivo di Bahamut diciamo che non ha perso come sarebbe dovuto essere. Questo falò simbolico di queste pergamene probabilmente sancisce una nuova alleanza o la nuova intenzione ad averne una. Abbiamo completato questa parte di storia, quindi la riunione è arrivata a termine, il nostro riferimento della missione è a Walking Sand. Ritroviamo Minfilia e tutti i Scion rimasti proprio nel nostro quartier generale a Walking Sand. Parliamo con Minfilia per portare avanti la missione. Parte un filmato. C'è questa nuova riunione tra tutti quelli che sono rimasti a nostra disposizione. Purtroppo abbiamo perso, per esempio, Tancred, che non è più nelle nostre fila. Non vedo Papa Limo nel gruppo, ma potrei non vederlo per via semplicemente della sua statura. We haven't a moment to waste. All right, let's do this. Tancred's fate weighs heavy on my mind. Mayhap you know this, that they might work unseen. One such crystal may yet be the key to... Ok, ci sta parlando della questione degli Ashan che hanno praticamente preso il controllo del povero Tancred. Tancred è stato con noi ed era sinceramente dalla nostra parte, soltanto che gli Ashan hanno questo potere, ovvero di prendere possesso dei corpi, dei viventi. Sono di fatto delle creature prive di corporeità, quindi non sono tanti... c'era Papa Limo, che non l'ho visto. È drammatico, ma non l'avevo visto. Era troppo basso. Comunque, c'è Papa Limo, è qui con noi, ci siamo tutti. Dicevo, c'è stato questo momento di scoramento per il fatto che abbiamo visto Tancred quasi tradirci. In realtà, come ha spiegato, non era sotto il proprio controllo Tancred, era sotto il controllo appunto di uno spirito maligno, ovvero gli Ashan, che da eoni minacciano Eorzea e hanno in realtà poi l'unico motivo proprio di distruggere, portare al caos questo mondo. Li avevamo già incontrati, gli Ashan, nelle prime fasi di gioco, sin da allora un pochino abbiamo questo sentiero parallelo, oltre alle nostre normali missioni legate alla lotta contro l'impero, abbiamo sempre avuto tra i piedi queste persone incappucciate e mascherate che non si sono mai fatte vedere bene bene in faccia, per cui chissà quali corpi hanno posseduto per muoversi in questo mondo, essendo loro appunto incorporei. Abbiamo un Alfinò che è pronto a dirci la sua. Ha infatti in mente una strategia che si basa appunto, come vi dicevo prima, sulla coordinazione delle forze di Eorzea. Siamo tutti intorno a questo tavolo dove è stata sistemata la mappa di Eorzea. Sappiamo che l'impero ha forze sparpagliate dappertutto, quindi sembrerebbe impossibile un attacco degno di questo nome, visto che le nostre forze sono sicuramente inferiori. Però abbiamo l'alleanza di tutte le città-stato di Eorzea. Adesso sulla mappa appaiono una dopo l'altra tutte le roccaforti imperiali, sono veramente tante. La più importante, quella dove è la grande arma, ultima weapon, è proprio Castrum Meridianum, che è praticamente al centro di questa mappa. Chiaramente non possiamo attaccare immediatamente Castrum Meridianum, perché verremo poi schiacciati dall'alleanza di tutte le altre forze imperiali. La grafica ci fa vedere appunto che gli eserciti possono arrivare un po' dappertutto, visto che ci sono appunto dei castra ovunque. Nel caso in cui appunto arrivassero delle forze imperiali a contrastarci direttamente dalla roccaforte vicina all'Imsaluminsa, dovrebbero intervenire le forze di Ulda per bloccarla.
Abbiamo però Castrum Occidens, dove tra l'altro c'è Rathalin. Di lì potrebbero arrivare dei problemi. Ci penserà l'Imsa Lominsa, che attaccherà anche Castrum Marinum per bloccare eventualmente i rinforzi anche da quella roccaforte. I Twin Adder dovranno attaccare Castrum Oriens, perché ovviamente anche quello è un punto di riferimento imperiale che bisogna tenere lontano da Castrum Meridianum. A questo punto la forza di Uld può tranquillamente attaccare, aiutata anche dai Scion, Castrum Meridianum. Ci sarebbe ancora un Castrum che dovrà essere bloccato dalle forze di Gridania, che è poco più a nord rispetto a Castrum Meridiano. In questa maniera praticamente tutte le forze imperiali sarebbero contemporaneamente occupate nelle loro rispettive battaglie. Quindi le forze di Ulda, intere tra l'altro, potranno concentrarsi su Ultima Weapon e su Castrum Meridianum, che è appunto il castrum più importante dell'impero. Fantastica l'animazione in cui i Scion tagliano a metà l'icona dell'impero, ma ok, non sarà esattamente così. Quindi ci vorrà non solo un'azione coordinata di tutte le forze di Orzea, ma anche un pochino di fortuna, perché tutte devono andare a buon fine. In realtà quello che interessa è che le forze imperiali siano occupate, impegnate, e che non possano portare rinforzi a Castrum Meridianum. I vari Scion si stanno distribuendo gli incarichi, i vari ruoli per presenziare a tutte queste fasi, e vedrete che fra poco... Ah, questa tra l'altro si chiamerà Operation Archon, in onore appunto di Louis-Joël de Veilleur, che era l'arconte dei Scion. Sono tutti contenti, tutti pronti ad agire, il piano sembra poter funzionare anche nella sua situazione disperata. Ovviamente il guerriero della luce sarà impiegato nel duty più difficile, ovvero andare a bloccare il console imperiale Rathalin. Allora, in realtà questa cosa qua la so, ma ce la dovranno ancora dire. C'è qualcuno che ancora ci dovrà dare delle delucidazioni su questa cosa. Noi non sappiamo esattamente dove saremo impiegati, non al momento, immagino. Ciononostante, è comparsa una missione qui. Una missione inattesa. Allora, è una missione di livello 47. Vediamo se... Ah, ce n'è anche un'altra. Beh, sono alcune missioni legate proprio a questa parte di storia, che si sono sbloccate adesso. Ok, ne ho preso una seconda, ce ne sarebbe una terza, e poi c'è una missione che sblocca qualcosa da Uriangé. Ci renderemo conto se è una cosa che possiamo far subito o meno. In realtà sì, però la faremo più avanti. Esatto, Primal Fear. Si tratta della missione che sblocca i Primal in versione hard. La posso sbloccare perché ho battuto i Primal in versione normal, ma anche perché sono livello 50. Io in questo momento della storia non dovrei essere a livello 50, bensì per essere in linea a livello 47, per essere in linea. Allora, le tre missioni secondarie, in realtà, io le avrei già sbloccate. E penso che si trattino dialoghi con particolari personaggi delle Beast Tribe, perché, come vedete, dobbiamo parlare con qualcuno a Forgotten Springs, che è una zona molto vicino a dove ci sono gli Amalja, idem per quello che riguarda Camp Skull Valley, che è vicino alla zona dove vivono gli Shagin,
e uguale per Camp Overlook, che è vicino a dove c'è il regno dei Koboldi. Quindi prima di proseguire ci sposteremo in queste tre zone e concluderemo queste tre missioni. Partiamo da Camp Overlook, ovvero vicino alla zona dove vivono appunto i Koboldi. Parliamo con un personaggio con cui avevamo discusso già parecchio, proprio per via di una serie di missioni correlate proprio a questa zona, quando l'abbiamo visitata per la prima volta. Parte una serie di missioni di livello 47, quindi in pratica il gioco ci spedisce in ognuna di queste aree dove sbloccare delle quest e salire ancora un pochino di livello, nel caso in cui non lo fossimo già. La prima missione ci chiede di parlare con quattro personaggi, con alcuni personaggi. Qui la quest mi dice quattro, però ce ne sa... Ah, perché questo ci darebbe un'altra missione. Un'altra ancora, che prendo al volo. Poi parlo con lui, benissimo. Parlo con l'ultimo personaggio all'interno di questo campo di alleati. Legati, vedete, dalle colorazioni delle loro uniformi all'Imsalominsa. Ecco il terzo. Benissimo, questa è completata. Corro dal capitano, che sembrava un po' un pirata. Del resto, l'Imsalominsa ne è piena. Eccolo qui. E chiudiamo anche questa missione. Ce ne darebbe un'altra, la pigliamo al volo. E ripartiamo. Non sono missioni che ci danno tanti punti esperienza, però diciamo che ci fanno visitare un pochino più a fondo queste aree, che altrimenti noi scorreremo molto velocemente. Allora, in questa missione che sto andando a fare adesso, che è una di quelle che ho preso prima, devo cercare quattro oggetti. Vediamo, uno è qua. Ah, devo cercare quattro persone. Ok, questo addirittura era svenuto, direi. Ah no, proprio morto. Devo prendere una sorta di medaglietta, praticamente. Una sorta di medaglietta tipo quelle dei soldati in Vietnam per riconoscerne le generalità. Qui ce n'è un'altra. È molto triste sta cosa. I colori che sono in questa zona sono brillanti, a volte invece a volte sono molto sbiaditi, proprio perché è una zona completamente inquinata sicuramente dalle esalazioni di queste fabbriche, di questi camini che buttano fuori fumo controllate dai koboldi. Qui ho trovato il terzo Mark. Ho già individuato il punto dove devo intervenire per la terza missione che ho preso, ma prima volevo cercare tutti i cadaveri, anche se uno non è a vista, sarà nascosto molto bene dietro qualche roccia probabilmente. Qui dietro no, però sono sicuro che è qui perché l'area specifica esattamente questo luogo. Comunque, visto che non lo... ah, eccolo là. Eccolo qua, bene, era anche abbastanza in vista. Povero Lalafell a terra. Notate che i koboldi non mi aggrano per il semplice fatto che sono di livello troppo alto. La terza missione è qui, ovvero devo far esplodere, guardate nei key item, ci sono le bombette. Devo far esplodere queste bombette in maniera da interessare con l'esplosione le casse. La prima è qui, la seconda è poco più avanti. È tutto molto semplice, stiamo facendo praticamente delle missioni relative alla lotta continua che c'è con i koboldi. Nel caso di prima abbiamo raccolto quindi degli oggetti, degli effetti personali di alcuni soldati nostri che sono caduti durante queste scaramucce. In quest'altra missione invece stiamo andando a distruggere delle loro casse di rifornimento. Purtroppo in questa zona un pochino più rialzata, raggiungibile con una scala infatti per addentrarci più nel profondo nella città dei koboldi, mi aggrano e aggrandomi quindi mi creano dei problemi.
Qui c'è una seconda cassa, e ultima direi, e abbiamo concluso anche con questa missione. Quindi torniamo al campo dove ci sono i pirati, chiudiamo queste due missioni, vediamo se ce ne desse un'altra, poi proseguiamo andando magari in una delle altre aree dove le Grand Company sono impegnate nella lotta contro i Beastmen. Chiudiamo qui la prima missione, diamo le quattro collane e qua siamo a posto. Terza missione dal capo del campo. E ci prendiamo. Qualsiasi cosa prendiamo sarà più scarsa rispetto alla nostra armatura ufficiale della Relic del Warrior. Abbiamo preso un'altra missione. Devo portare un oggetto da questo personaggio che però non so dove sia. Andiamo a vedere sulla mappa. È l'Imsa Lominsa, va bene. Andremo all'Imsa Lominsa. Hulda sicuramente non spicca per le ambientazioni cittadine. Gridania è una bellissima cittadina, però l'atmosfera natalizia all'Imsa Lominsa ha qualcosa di più. Chissà perché, forse perché io sono ligure e a volte nevica in Liguria. Quindi sono toccato emotivamente dalla presenza appunto di questa strana situazione della neve in riva al mare. Comunque, siamo arrivati da Rashaat Riki, un personaggio della Grand Company con cui abbiamo già avuto a che fare. Gli diamo una sorta di certificato che noi abbiamo fatto tutte le missioni che ci erano state chieste di fare. Dovremmo fare rapporto al Walking Sand, ma ho la sensazione che tutta questa cosa la potremo fare una volta per tutte e tre le linee di quest. Quindi ci spostiamo nel prossimo punto, ovvero Daleport, per poterci spostare nella zona dove i soldati di Limsa Lominsa hanno dei grossi problemi con i Shaiin.